Siamo con Mauro Angelini, presidente SPES. Presidente, SPES è una società di engineering, quindi voi vi occupate dei precursori elettronici di altri prodotti, fate consulenza e progettazione. Ci può illustrare brevemente l'attività della sua società? Sì, l'attività della mia società è distribuita in tanti settori e in tante tematiche. Noi ci occupiamo della componente elettronica, come ha detto lei giustamente, sia dal punto di vista dello sviluppo di prodotti di terzi, sia per quanto riguarda lo sviluppo di prodotti a brand spesso, che in questo momento stiamo presentando proprio alla Fiera Economica. Per cui il nostro ruolo è quello di dare un supporto allo sviluppo tecnologico e a piattaforme tecnologiche di terzi interne alla nostra azienda. Ecco, qual è la mole, insomma, di interesse nei confronti della progettazione elettronica? Guarda, in questo momento devo dirle, diciamo, c'è un grande potenziale di interesse, che poi non si traduce infatti per il momento di grande difficoltà che il nostro contesto nazionale attraversa. Se guardiamo il mercato nazionale, se guardiamo il mercato internazionale, possiamo vedere uno scenario completamente diverso. Per cui abbiamo un tessuto di piccole e medie imprese che hanno grande esigenza e grande volontà di innovare, ma purtroppo, come direbbe un ingegnere, le condizioni al contorno non aiutano in questo processo. La nostra difficoltà su un piano commerciale in questo momento è di essere di appeal, cioè di non trasformare il nostro ruolo in un semplice costo, ma di essere una compartecipazione ad un risultato futuro. Ecco, qui ad Ecomondo, la 17ª mostra internazionale di recupero di materia e di energia dello sviluppo sostenibile, quale prodotto portate? Noi in questo momento stiamo proponendo una smart suite, una piattaforma di monitoraggio che realizza quello che viene comunemente definito consapevolezza del proprio consumo, quello che in inglese si chiamano awareness, e mette in condizione di avere informazioni circa le modalità del proprio consumo e la distribuzione del proprio consumo. E non è semplicemente una proposta futuribile, ma è un prodotto che noi stiamo già attualmente impiantando su vasta scala, perché stiamo gestendo una commessa su numerosi supermercati della Coppa Adriatica che stanno in questo momento acquisendo le informazioni che provengono dal nostro sistema informatico, che è hardware e software, quindi è una componente software ma anche degli oggetti fisici che mettiamo nei vari gangli degli impianti elettrici dei supermercati, e questo dovrà permettere in futuro, perché sta partendo proprio in questo momento la seconda fase, quella dalla consapevolezza alla gestione attiva del risparmio, finalizzata quindi a un risparmio energetico oggettivo e ad un efficientamento nell'acquisto di energia elettrica, quindi andando in autoconsumo dove c'è maggior consumo elettrico e andando invece in acquisto di energia dove c'è maggior virtuosismo nei consumi. Quindi è una piattaforma ad uso e proposta generale, perché può essere impiantata sia nel grande supermercato sia nella piccola media azienda, ovviamente anche nella grande azienda, ma il nostro obiettivo futuro è di creare una soluzione che sia gestibile anche da famiglie, da singole abitazioni o da logiche condominiali. Qui ad Ecomondo siete ospitati all'interno dell'area Sistema Marche, che a sua volta è all'interno del padiglione che Ecomondo è, dedica alla città sostenibile, alle smart grid, alle smart city. Ecco, nel territorio marchigiano, a suo avviso, è possibile creare veramente una rete di imprese, un sistema di imprese che hanno nella green economy il proprio core business? È assolutamente fattibile. Torniamo alle difficoltà che le spiegavo prima. Abbiamo oggi un momento di globale difficoltà del sistema Italia di essere competitivo nell'aggregazione e nella potenziale capacità di implementare l'aggregazione delle piccole e medie imprese. Sicuramente le Marche, per la loro connotazione storica, in un momento di grande difficoltà, dove vale il principio che bisogna fare di necessità virtù, penso che si possano creare realmente oggi le condizioni per un'aggregazione che viene vista come anche un'opportunità di crescita reciproca, mentre prima poteva essere vista come un potenziale innesco di concorrenza nella individualità di ogni singolo imprenditore. Io sono convinto che questa cosa sia realizzabile, la nostra presenza qua va ovviamente in quella direzione, non siamo qua come azienda ma siamo qua come sistema, ma penso che il grande passo sarà riuscire a dimostrare con i fatti e con le singole specifiche collaborazioni che il sistema può essere vincente, e quindi speriamo di riuscire a trovare da qui in avanti anche le condizioni di supporto a questo tipo di
sviluppo e di aggregazione. Chiaramente quello che sta facendo la Camera di Commercio è di grande pregio fattivo, non è, diciamo, semplicemente un convegno finalizzato, ma è una dimostrazione fattiva che questo percorso può essere intrapreso. Presidente, un'ultima battuta, un augurio per i nostri lettori di Regione Ambiente e del Comondo. L'augurio è di avere la fortuna da un lato di trovare un trend positivo in questa complessa situazione che stiamo attraversando, dove molto spesso i problemi ci volano più alti della nostra capacità di azione, e nello stesso tempo di non perdere assolutamente la grinta e quella capacità tipicamente marchigiana che è sempre stata in passato sinonimo di successo, perché soltanto attraverso la motivazione e la voglia di aggregare e di porre su un piano di rilancio il nostro territorio, che ha tanta storia e deve avere tanto futuro, possiamo realizzare. Quindi è un augurio che faccio in primis a me stesso e spero che possa essere raccolto anche dagli altri partecipanti a questa esperienza.